Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Stefano di Ottica Telescopio OTS Lab. Mi occupo di telescopio, astronomia, tecnologia, stampa 3D e fai da te e mega. Quindi mi occupo un po' di tutto quello che è tecnologia. Ho atteso un po' prima di fare la recensione a questa stampante perché volevo testarla un pochettino su diverse cose. Ho fatto la stampa di silicone utilizzando filamenti ultra classico PLA, anche gli ATG, anche il TPU, anche il filamento caricato in carbonio, il PLA CF. Quindi abbiamo stampato anche un po' di materiali tecnici, oltre poi al PLA FAST, che è quello utilizzato sulle stampanti veloci, è distribuita da Sherwood Italia, un'azienda che si trova a Modena. Questa stampante posso dire che, diciamo, a differenza di quello che si legge in giro, a differenza di quello che dicono in giro, vediamo un attimo così si sente tutto questo rumore. Ho fatto veramente dei test particolari. Uno dei test particolari è stata anche la pallina che senza aria. Come potete vedere, questa pallina è veramente, cioè, morbida. Si può dire che ha uno, due strati di pareti al massimo. Questa l'ho fatta piccolina, ma l'ho stampata anche più grande. Vi metto tutti i contenuti di questa stampante giù in descrizione. C'è tutta una playlist dedicata a lei. Ha un volume di stampa di 250x250x250, quindi un volume cubo. Poi può stampare fino a 600 mm al secondo, ha in dotazione due ugelli intercambiabili, nozzle, ha una semplicità nel togliere il nozzle, che poi vi faccio vedere, e che veramente voi potete sostituire i nozzle da 0,4 e 0,6 per stampare ogni tipo di filamento. Questa è la City Moon, per chi non la conoscesse, eccola qui, la città della luna, e ci sono molti dettagli. Questa stampante è a camera chiusa, ma tranquillamente può essere aperta, sia lo sportello superiore che frontale, vedete, senza nessuna grossa difficoltà. Vi arriva a casa già preassemblata, dovete solo montare qualche pezzo tipo il portabobine e dovete toglierci, sbloccare il piano. Ci sono le frecce indicate per lo sblocco del piano, così in modo tale non si muove, non ci sono problemi. Come vedete, quando è chiusa il rumore si attenua tantissimo. Ha due filtri per la pulizia dell'aria interna. Posso dire che ha un piano riscaldato fino a 110 gradi, ha un nozzle, una temperatura di stampa che può raggiungere i 260-270 gradi, cosa molto importante soprattutto per stampare i filamenti tecnici. Lateralmente si trova un ventolone molto grande che proprio getta l'aria a filo, e questo oggetto d'aria a filo serve proprio per raffreddare con precisione quando stampate filamenti tipo il PLA, ma soprattutto ad alta velocità. Quindi riesce veramente ad arrivare in precisione questo oggetto d'aria e non ci sono veramente problemi nella stampa. Qualcuno ha stampato con questa stampante anche il test di Autodesk. Qualcuno si è lamentato, dice che non è uscito molto bene, io ve lo lascio nella playlist in basso, e anche, diciamo, il problema dell'aderenza del piano, cosa che io non ho riscontrato. L'aderenza del piano io credo che sia un problema legato, vedete, sto facendo un test di stampa del pieno volume, quindi della stampante, quindi tutto quello che il massimo volume della stampante. Posso dirvi che sta tenendo benissimo. Stava iniziando a fare un po' di warping, ma mi è bastato aumentare la temperatura del piano di stampa affinché la stampa rimanesse attaccata al piano. Ho fatto diverse prove,
quindi l'ho studiata per bene e posso dirvi che veramente basta regolare per bene i settaggi. È importante in queste stampanti più tecnologiche, ma anche come prima o quant'altro, quello che sia, i settaggi di stampa, il livellamento, la calibrazione. Poi il nuovo firmware, quando vi arriva a casa, a volte vi arriva con il vecchio firmware, quindi chi ha, non ha l'italiano. Invece quando l'aggiornate, la stampante ha nella selezione delle lingue anche l'italiano. Questo è importante per chi ama, dice ok, finalmente una stampante che parla italiano, mi dice le cose in italiano. Ha una connessione wifi, ha una connessione LAN, quindi può essere anche una stampante importante e dedicata per l'industria 4.0, quindi coloro che vogliono rendere la loro postazione completamente collegata, potete farlo, potete controllare da remoto la stampante attraverso il suo cloud. Infatti vi basta fare la connessione, vi escono le informazioni qui e fa tutto da sé. È dotata di una camera interna, quindi una fotocamera ad alta risoluzione, quindi non a bassa risoluzione, e potete fare anche dei timelapse delle vostre stampe, quindi vi potete divertire anche in questo, oltre a fare le singole foto di quello che compone il timelapse, così in modo tale che potete vedere anche cosa succede. Mettiamo il caso che la stampante si dovesse interrompere o la stampa dovesse avere qualche problema, la stampa, alla fine voi attraverso il filmato, attraverso le singole foto, potete capire cosa è successo e quindi correggere. E quando riguarda il livellamento, quando l'accendete, la prima accensione, la stampante vi farà tutto da sola, quindi richiederà circa una decina di minuti per fare la calibrazione del piano, per fare la calibrazione delle vibrazioni. Infatti, come vedete, l'ho messa propriamente su uno scatolo per renderla meno stabile e per vedere la stampa come esce, ed effettivamente non ci sono nessun cadimento, nessun cedimento da parte della stampante, nonostante la poca stabilità. Quindi questo che significa? Che il software riesce a compensare bene le vibrazioni e quindi in automatico, quando stampa, non avete problemi. Cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto di questa stampante? Quello che mi piace è la facilità d'utilizzo. Il software Flash Print della stampante vi dà già da dei parametri in base al filamento che utilizzate, che poi potete, diciamo, rendere personalizzabili queste impostazioni già di fabbrica, quindi cambiare un po' di settaggi per, in base alle vostre esigenze, in base al vostro filamento che utilizzate, e quindi anche da questo punto di vista è molto simile. Poi voi con questo software potete fare lo slicing del file che volete stampare, lo mandate via wifi senza nemmeno più un cavo USB. Però se uno la vuole collegare con la USB, comunque la stampante è dotata anche di porta USB, quindi non c'è nessun problema a fare questo. Chi acquista da noi ha un 10% di sconto sulla stampante in più. Dici sì, ne hai parlato bene, tutto, c'è qualcosa che non ti è piaciuto? Allora, io ho visto i video, quindi ho fatto il test dell'Autodesk e non mi ci sono ritrovato con questi problemi. Questo è il test dell'Autodesk, addirittura si sono tolti tutti e cinque i violini. Vedete gli sbalzi, le dimensionalità, guardate anche questo, la rosa. Quello che non mi piace di questa stampante è il portabobine posteriore, ma questo è un po' per tutte le stampanti. Io dico, perché non me lo mettete laterale, che è più facile da accederci? Lo so che forse mi fa volume e occupa spazio, oppure creami un supporto al portabobine qui sopra dove il filo passa da sopra. Quindi mi fai qui dentro qui o qui dentro qua, che il filo gira e passa all'interno.
Questa è una cosa un po' fastidiosa, perché finché ce l'ho come ora è facile accedere, quindi tolgo la bobina, metto la bobina, faccio quello che devo fare. Ma se invece non ho devo metterla su un tavolo e quindi sta vicino a un muro oppure in un angolo dove poi non conviene stamparsi degli adattamenti che trovate anche in rete, dove vi permette di mettere la bobina laterale oppure dietro qui, sempre di dietro però più alta, quindi in modo tale che voi avete più facilità di accesso alla bobina a filamento se dovete cambiarlo o fare qualche altra cosa. Poi, cos'altro non mi piace? Allora, la stampante, se si surriscalda tanto, tutto il calore rimane qui dentro, e cosa succede? Che la stampa, soprattutto per determinati filamenti, possono subire delle alterazioni o cedimenti, diciamo tra virgolette, più che altro, più che cedimenti, mancanza di adesione al piano, ma solo in questo caso, non perché il piano non sia corretto. Poi, una cosa buona è che il piano è double face, quindi doppia faccia. Voi potete tranquillamente girarlo, è un piatto magnetico in peri, in stile in peri, flessibile. Una volta che si è raffreddata la stampa, si stacca da solo. Cioè, se voi nel G-Code dello slicing vi mettete anche un comando, faccio un esempio, che la testina di stampa a un certo punto si alza un po' il piano, punta vicino alla stampa, si toglie da solo. Cioè, è una facilità unica in cui come si stacca questa la stampa da questo piano. Quindi aderisce bene e si stacca bene, senza grosse difficoltà. Poi dal pannellino touch potete fare tutti i comandi, e questo è un altro, diciamo, una piccola nota dolente, chiudo perché altrimenti si sente molto rumore, una piccola nota dolente perché lo schermo touch, diciamo che a volte sembra essere poco reattivo, è un capacitivo, però comunque a volte sembra che non corrisponda bene, non capisca bene. Però questo succedeva con i vecchi firmware. Con gli ultimi firmware aggiornati sembra che questa cosa sia stata risolta, e infatti se io premo gestisce molto bene. Vedete? Ogni tanto volte un doppio doppio. Poi, da questo punto di vista, avete anche la barra illuminata qui dentro, quindi potete accendere e spegnere la luce, vedete, senza nessun problema. Potete controllare la temperatura di stampa, potete controllare se il filtro è tutto ok, infatti qui gira una rotellina che è verde, se casomai ci sono delle particelle dannose diventa arancione o rosso in base alla qualità dell'area interna della stampante. Quindi voi, se state stampando dei filamenti che hanno delle particelle un po' dannose, attendete che il filtro purifica, quando ha purificato aprite la stampante e vi prendete la vostra stampa. Anche questo è molto importante e delicato. Vorrei trovarci delle problematiche, ma non ne trovo. La stampante ha un tasto di accensione e spegnimento frontale, quindi voi potete accendere e spegnere la stampante senza nessun problema, e mantenere acceso da dietro, perché ha un pulsante di accensione e spegnimento generale, oltre a questo secondario frontale per spegnere la stampante. Se apriamo, sì, è rumorosa, se apriamo c'è rumore, però se la teniamo chiusa va bene. Forse il tubo PTFE dove passa il filamento è un po', diciamo, strozzato. La consiglio, non la consiglio, dipende da chi la deve acquistare, dall'utilizzo che ne dovete fare, da quello che vi serve fare su questa stampante, da quello che dovete stampare.
e dal vostro lavoro. Poi, se il discorso che siete un neofita, non ne capite niente, volete una stampante facile, questo è l'ideale. Se dovessi dire non ve la consiglio, non lo direi. L'ho testata per bene prima di farvi questa recensione, spero di averla fatta nel miglior modo possibile, se ho mancato, dimenticato qualcosa, e lo scrivete nei commenti, sarà mia cura rispondervi in modo tale che qualcosa che ho dimenticato ve lo posso dire e scrivere nei commenti, oppure farò un video integrativo dove vi parlerò di quello che vi chiedete o delle domande che vi farete. Il video sulla Superfast Sharebook termina qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per avere altri contenuti sul mondo della stampa 3D, del fai da te, dell'astronomia e della tecnologia. Quindi sarà mia cura intrattenervi, sarò lieto di potervi intrattenere, però voi dovete sapere quando pubblico, e per saperlo dovete soltanto attivare la campanellina e iscrivervi al canale. Iscrivendovi al canale per voi è gratuito, per me mi aiutate a sostenere per portarvi sempre nuovi contenuti. Ciao e al prossimo video.